Cari amici di Rai Channel, buongiorno. Oggi il testo introduttivo di questa giornata lo troviamo al capitolo 1 del libro scritto dall'Apostolo Giovanni, il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Andiamolo a leggere insieme. Ma tutti coloro che egli ha ricevuto, egli ha anche dato il potere di diventare dei figli di Dio, persino a coloro che credono nel suo nome. Ma il versetto precedente, il versetto 11, dice: egli è venuto ai suoi e i suoi non lo hanno riconosciuto. Quindi a chi ha dato questo potere di diventare i figli di Dio? A tutti coloro che, dice nella parte finale del versetto 12, che credono nel suo nome. Il nome di Dio è chiaramente il carattere di Dio, secondo Esodo 34 e secondo tanti altri versetti biblici che possiamo vedere nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E quando la gloria di Dio viene rivelata a Mosè, e quando il messaggio del primo angelo dice dategli gloria perché l'ora del suo giudizio è venuta, questo vuol dire che coloro che sono il popolo di Dio hanno da rappresentare il nome di Dio a questo mondo. E qui dice: egli è venuto per i suoi non lo hanno riconosciuto, ma a tutti coloro che egli ha ricevuto, egli ha dato il potere di diventare figli di Dio. Quindi l'essere figlio di Dio non è una questione di sangue, una questione di razza o di popolo, perché tutti alla fine siamo figli di Dio comunque, figli di Adamo o figli comunque dopo il diluvio di Noè e dei suoi tre figli, Sem, Cam e Japhet. Quindi siamo tutti fratelli. In questo caso mi trovo nel giardino del Getsemani, che vedete alla mia sinistra. Questo giardino rappresenta tante cose per i cristiani. Rappresenta il luogo in cui Gesù appunto traspirò sangue dal suo corpo per lo stress e la condizione nella quale era a causa del nostro peccato. Gesù difatti è morto sulla croce a causa del nostro peccato e non a causa dei romani, non a causa di ciò che gli è stato fatto o le frustate, perché difatti gli altri due ladroni sulla croce non sono morti prima di Gesù, ma sono morti dopo Gesù, perché gli hanno rotto le gambe per far sì che il loro corpo collassasse e quindi soffocassero. In questo giardino Gesù ha pianto sangue per noi, ed è questo il posto in cui vogliamo ricordare questo versetto biblico della veglia di quest'oggi, nel quale dice a tutti coloro che egli ha ricevuto. Egli è morto quando eravamo ancora peccatori e difatti ci ha considerati i suoi figli. Perché, dice? Perché abbiamo creduto nel suo nome. Abbiamo ritenuto il suo carattere come un qualcosa che possiamo ottenere e vivere, come un qualcosa di buono da poter rappresentare in questa terra. Che il Signore ci aiuti nel nostro percorso di vita, nelle nostre esperienze, che magari non saranno, anzi sicuramente non saranno come quelle del Cristo, perché Egli ha sofferto più di ognuno di noi, ma anche noi abbiamo i nostri piccoli Getsemani. Che il Signore ci aiuti a poter dire: la tua volontà sia fatta e non la mia. Quel calice che Gesù beve quando disse che questo calice passi da me, se possibile, questo calice Gesù l'ha bevuto per noi. Ed è quindi un piacere e un onore il poter evitare noi di bere questo calice. Nel primo messaggio del primo angelo, nel messaggio del primo angelo possiamo vedere che dice che la gloria di Dio, abbiamo da rappresentare questa gloria, e dite dategli gloria. Ma nel terzo angelo dice che questo calice verrà bevuto da coloro che prendono il marchio della bestia. Ora, noi non abbiamo da bere questo calice perché Cristo l'ha già bevuto e l'ha bevuto al Calvario. Che il Signore possa aiutare ognuno di noi a fidarci di quell'esperienza del Calvario, di quell'esperienza che è iniziata già dalla sofferenza qui nel Getsemani e si è conclusa poi con il sacrificio per ognuno di noi. E non è quindi una denominazione, non è quindi un popolo, non è quindi una razza, ma è tutti coloro che si avvicinano al Cristo e vogliono rappresentare il suo carattere. Che il Signore possa aiutarci in questo. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, in questo giardino del Getsemani tu hai sofferto per noi. Tu hai mandato tuo figlio e hai mandato un angelo a consolarlo. Signore, aiutaci. Aiutaci affinché anche noi, nelle nostre piccole esperienze di difficoltà, comparate alle tue, sì, sono piccole, Signore, nei nostri piccoli Getsemani, possiamo imparare a arrendere ciò che siamo, ciò che abbiamo a te, affinché tu possa vivere in noi.
che la tua volontà sia fatta, oh Signore, e che tu possa trasformarci come tu vuoi, a tua immagine e somiglianza. Aiutaci e guidaci in questo, Signore, te lo chiediamo nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.